Siamo ancora agli inizi di questa storia dove c'è chi milanta e c'è chi fa per davvero, ma comunque tutta la filiera non è ancora ecologica. Passo a passo si riesce nelle scelte dei tessuti, si riesce nelle scelte di materiali soprattutto, perché il fatto è che contaminiamo, capito? Si riesce nelle scelte anche di fare proprio upcycling, di dar nuova vita a ciò che è già esistito. A volte è più facile creare ex nuovo senza badare a contaminazioni, però si riesce, ci si deve applicare tanto. Non ho la palla magica, però sono convinto che l'artigianalità, soprattutto quella italiana, è l'unica cosa da non abbandonare mai, perché è molto produttiva, molto creativa, si rinnova in continuazione, perché si rinnovano i materiali, si rinnovano le tecniche, si rinnovano le tecnologie e di conseguenza si rinnova quell'artigianalità, come il grano italiano, cioè, e nasce in questa penisola bagnata da tutti questi mari, da questi venti, e quindi questo prodotto è unico. È unico ed è in un posto piccolino dove succede questa magia. E così come il Made in Italy in tutti i sensi, quello dell'artigianalità è qualcosa di sacro che non va abbandonato mai. E i giovani come li posso vedere? Io i giovani li vedo bene. Li vedo bene, magari un po' meno dipendenti da schermo, questa è una mia illusione o un desiderio, che siano meno dipendenti da schermo, perché la dipendenza da schermo è una dipendenza in ogni caso, per cui già di questo non c'è niente di buono da ricavarne. Non puoi vivere da schermo e da retroilluminato, perché comunque il retroilluminato di per sé è già un'illusione ottica. Attenzione a queste tecnologie che vi possono rubare un pezzo di voi che è troppo importante. In realtà, detta così, sembra una robina di moda e basta. Invece è un upcycling psicologico, emotivo, culturale. È un upcycling di noi stessi, dei ragazzi, che devono salire di un gradino in più. Elevarsi in molti sensi, non solo dal punto di vista creativo. Modern Tech in quei de Pontedera. Se ne parla tanto di voi, dappertutto. Siete riconosciuti come una bellissima scuola, con un livello curato, con un livello appassionato, e le persone che escono da qui escono formate in molti modi, e per me è un onore essere con voi.